Allora, sono qui a presentare un po' di progetti che sono in ballo. C'è innanzitutto un video di un altro pezzo di Cenere fatto con mio fratello Cronico. Disco nuovo che sta piano piano uscendo su YouTube, se Mr. Sclero si degna di fare i mixaggi, perché ogni tanto insomma si addormenta un po' e quindi sarebbe un attimo da prendere a schiaffi, ma ci sta che me lo dia lui. E poi ci sarà comunque varie collaborazioni. Ai a cazzo, proprio la roba, la stanza. Ci sarà probabilmente un disco in uscita che è tanto atteso, che è il disco di Vuelle il Babbo, che penso sia qua a lavorare. Basta, Infatti. spaccazzate, basta, basta, Sì, in basta. effetti c'hai ragione, frate. Però volevo fare un video così, dai. Poi, far vedere la gente della stanza. Abbiamo qua il writer, che insomma, probabilmente qualche cosa lo farà anche lui nel mio disco. Non lo so cosa ancora. Boh, forse darà il culo, non so. Sì, in effetti la faccia un po' da quello che dà il culo c'è. E insomma, ci sarà un bel po' di lavoro. Ma in ogni caso vi presento la DS Team, che non so se l'avete mai vista in un mio video. Questa è la mia crew, questo è un segnale stradale che non so da dove arriva. Manca quello che fa i mixaggi, che penso arrivi tra poco. Ah, ci sei anche te, dai, di qualcosa, Sclero. Che cazzo ti devo dire, ragazzi? Da, è da scaricare i pezzi, se è la mia prima groupie. Sì, I primi due, i primi cazzo, due sono una subito, figata per per ora. forza. Però c'è solo quelli, i primi due pezzi. Ah, abbiamo anche il travone nella stanza, che insomma ogni tanto sfoga i nostri bisogni sessuali. Quanto può fare l'amore, però? Quanto può fare l'amore? Perché Tutti i va giorni. tutta Ma dentro, c'è. Cioè, dai. questo è il rastone. Ma dove cazzo la trovate una crew così? Ma cioè, onestamente, ma guarda che gente c'è! Cioè, basta vedere la faccia di chi mi fa i mixaggi. Poi dicono i dischi suonano male. Grazie al cazzo, guarda là. Insomma, vabbè. Oh, ragazzi, allora state connessi su YouTube. Ci becchiamo alla prossima. Sì, vabbè, mi siete divertiti, dai. Almeno questo video vi siete un po' divertiti, direi. Partecipate il 30. Mendoza apre la DS Team, che saremo noi stronzi. Non so se avete notato la gente. Vabbè. Lui ha fatto vedere la fede, non era un vaffanculo.